La notizia è apparsa oggi tra le pagine del quotidiano La Nuova Sardegna. È stata trovata una microspia nell'ufficio del sindaco di Oristano al primo piano del Palazzo Colonna in Piazza Eleonora. Secondo quanto si legge nell'articolo firmato dal giornalista Enrico Carta, l'attuale primo cittadino Andrea Luzzu lo scorso mese, e più precisamente il 15 novembre, ha dovuto chiamare i tecnici informatici a causa di un guasto del computer su cui stava lavorando. E sono stati i propri tecnici a fare la scoperta. La cimice si trovava nella presa di corrente alle spalle della scrivania di Luzzu, il quale, appena è avvenuta conoscenza di tale notizia, ha immediatamente chiuso l'ufficio, consegnato le chiavi al capo di gabinetto e si è recato in questura per sporgere denuncia. Degli agenti della Digos sono intervenuti subito per rimuovere la microspia e per eseguire un controllo generale in tutto il palazzo, dove però non ne sono state rinvenute altre. A quanto risulta, la cimice è un congegno in uso anche alla polizia giudiziaria, che la impiega in delicate indagini. Non è ben chiaro se sarà stata messa lì per spiare il Luzzu. La Nuova Sardegna ipotizza potesse essere lì da parecchio tempo, magari per tenere sotto controllo l'ex sindaco Guido Tendas, il quale ha affermato al giornalista della testata di Sassari di non essersi mai accorto di niente. Si chiama Dargiolas, 80 anni, residente a Terralba in via Tasso, la vittima di un'aggressione avvenuta la notte scorsa. Due malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nella casa della signora Dargiolas intorno alle 3 del mattino, forzando una finestra. Dopo aver immobilizzato l'anziana, legandole i polsi con delle fascette, hanno frugato in ogni stanza alla ricerca di preziosi e denaro. Una volta trovati 10.000 euro in contanti, hanno rinchiuso la proprietaria di casa nella sua camera da letto e sono scappati via. Le grida disperate della pensionata sono state sentite da un vicino solo intorno alle 8 di stamattina, quando finalmente il suo incubo è terminato ed è stata liberata. Per lei tanta paura, ma fortunatamente non ha riportato traumi e ferite gravi. Sul fatto indagano i carabinieri, che visto il modus operandi pensano possano essere gli stessi ladri entrati la settimana scorsa in una casa di Pavillonis. Costruiti per lo più tra la seconda metà del XVII secolo e la fine del XIX secolo, i portali si trovano, e in molti casi lo sono ancora, all'ingresso di terreni destinati soprattutto alla coltura dell'ulivo e degli agrumi. A Oristano e provincia non è raro incontrarli lungo le strade, soprattutto se si percorre il tratto che va dalla città di Eleonora ai piedi del Montiferru, tra Massama San Vero, Milis, Donigale e Nuraginieddu. Tra questi vi è il portale dell'oliveto di Vitusotto, proprio a Donigala, che con i suoi 8 metri di altezza è il più imponente dell'isola. È costruito in arenaria del Sinis, perfettamente lavorata e arricchito da inserzioni in trachite rosa, posizionato al lato di una via campestre. Ed è proprio questo antico portale, assieme a quello dell'oliveto Pisanu e ai portali dei Carmelitani e degli Scolopi a Nuraginieddu, a essere il protagonista della mobilitazione del Comitato 292. I cittadini infatti temono che a causa dei lavori di ampliamento della carreggiata che si stanno realizzando proprio in questi mesi di fronte ai portali, questi possano essere rovinati. Accanto ad essi saranno costruite delle opere di urbanizzazione e il timore che il valore storico e architettonico dei portali passi in secondo piano. Il portavoce del comitato Giacomo Piga lamenta il fatto che tali opere non hanno mai visto alcun intervento di manutenzione e adesso più che mai è necessario fare qualcosa per evitare il loro crollo. L'appello del comitato è indirizzato soprattutto alla provincia e ad altre istituzioni affinché si interessino a questi pezzi importanti della storia sarda. I cittadini vorrebbero inoltre coinvolgere anche la Fondazione di Sardegna, in modo da riuscire ad avere il denaro per poter salvare questi preziosi portali oristanesi. Il rispetto delle pari opportunità in ambito lavorativo oggi può essere maggiormente tutelato tramite i controlli effettuati dagli ispettori del lavoro. Regione, Ispettorato del Lavoro di Cagliari e Oristano e uffici delle consigliere di parità regionale e metropolitana mettono insieme le proprie competenze per potenziare la funzione ispettiva e nel contempo prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori nei luoghi di lavoro. Il tema è stato affrontato a Cagliari in occasione del seminario dal titolo Lavoro e discriminazioni, l'ottica di genere nel mondo del lavoro, a cui hanno preso parte l'assessora del lavoro Virginia Mura e la consigliera regionale di parità Tiziana Puzzolu. Questa collaborazione è una grande opportunità, ha detto l'assessore, perché permette di affrontare il problema delle discriminazioni negli ambienti di lavoro, di cui sono vittime soprattutto le donne, in maniera più efficace e incisiva attraverso il supporto che è in grado di dare la nuova figura del
dell'ispettore. Gli ispettori avranno il compito di verificare non soltanto le regolarità delle posizioni contrattuali e delle misure di sicurezza, ma saranno molto utili anche per far emergere i trattamenti discriminatori che molto spesso le lavoratrici non denunciano per paura di essere penalizzate nell'organizzazione aziendale o, nella peggiore delle ipotesi, licenziate. Le donne che lavorano hanno bisogno di sentirsi tutelate e sufficientemente protette per affrontare la denuncia di un trattamento discriminatorio, specie se questo non avviene in modo palese. Il contributo degli ispettori va incontro all'operato della consigliera di parità, che avrebbe in questo modo maggiori elementi per intervenire a sostegno delle donne vittime di discriminazioni. L'assessore Mura, dall'altro canto, ha sottolineato che la Regione promuove e sostiene questa iniziativa perché si colloca nell'ambito delle azioni già realizzate a tutela del lavoro femminile, per favorire il benessere e il welfare aziendale e assicurare migliori condizioni alle lavoratrici anche grazie agli strumenti di conciliazione. L'azione sinergica messa in campo può costituire un valido deterrente per i datori di lavoro e uno strumento capace di cambiare la cultura imprenditoriale, contribuendo ad affermare l'uguaglianza quale principio a vantaggio sia delle lavoratrici e dei lavoratori che della stessa impresa. Sempre a sostegno della parità di genere nei luoghi di lavoro, ha concluso l'assessore, a breve partirà la prima sperimentazione per promuovere il diversity management, un sistema innovativo che punta a diffondere una concezione dell'organizzazione aziendale e valorizzare le diversità nell'ottica di una migliore distribuzione dell'orario, del carico di lavoro e delle mansioni. Sono sempre più numerosi e stanno invadendo la Sardegna centro-occidentale. Sono i cormorani che si concentrano soprattutto nelle zone umide più significative della zona di Oristano. Lo stanno di Cabras è a rischio. Gli uccelli predatori ogni anno fanno razzia di oltre 7.000 kg di pesce, devastando lo stesso equilibrio naturale degli stagni. Il settore della pesca rischia di finire in ginocchio. A denunciarlo è il deputato di Unidos Mauro Pili, il quale insieme ai pescatori ha fatto un sopralluogo all'interno della laguna e ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura. Si tratta, viene spiegato nell'interpellanza, di circa 15.000 uccelli predatori, ma potrebbero essere molti di più, che per cibarsi mangiano giornalmente intorno a 500 grammi di pesce, per un totale stimato di 6-8 tonnellate complessive. Ma i danni non si fermano al solo prelievo diretto, che anzi deve essere considerato come l'aspetto palese del problema. In questa situazione, dice ancora Pili, non sono sufficienti i fondi messi a bilancio dall'esecutivo per ristorare le imprese agricole che hanno subito danni a causa della fauna selvatica. Oltre a non veder riconosciuti i danni, i pescatori non riescono ad avere neppure gli strumenti per difendersi, visto che gli unici che si possono usare sono dei dissuasori, come le reti antiuccello, che oltre ad essere costose in termini di materiali e manutenzione, sono limitate ad aree poco estese. Pili chiede al ministro un immediato piano per fermare questo disastro ambientale e naturalistico che sta mettendo a repentaglio la stessa vita della laguna. Iniziative perché siano risarciti i pescatori per questo danno ingente. Un programma per promuovere il rilancio e la tutela della stessa laguna e dell'attività ittica della zona che occupa oltre 1.000 persone. Al centro dell'attenzione uno speciale programma di educazione al consumo consapevole e sostenibile. L'Associazione Agrimercato Oristano avvia il progetto A Natale Mangiamo Locale, promosso dall'Agenzia Regionale Laore. In programma interessanti iniziative, tese a coinvolgere le scuole e i consumatori, puntando su prodotti storici e identitari regionali come l'IGP Agnello di Sardegna. Spazio anche ad altri prodotti caratteristici locali come il miele, il pane, il vino bio, i formaggi a caglio vegetale, i funghi, le innovative cosmesi naturali con dei laboratori didattici, le spiegazioni di una biologa nutrizionista e gli assaggi dei prodotti rivolti a studenti e consumatori. Due gli interventi previsti nelle scuole e verso i consumatori, suddivisi a loro volta in tre fasi diverse. Si inizierà domani 14 dicembre con la scuola di Via Diaz. Genitori e alunni di 6 classi della prima dell'istituto secondario saranno coinvolti in una giornata di educazione alimentare dove i produttori di Agrimercato, i tecnici Coldiretti e Laore, il direttore del consorzio Agnello IGP Alessandro Mazzette illustreranno caratteristiche e peculiarità delle produzioni stagionali e locali. Inoltre si prepareranno genitori e alunni alla visita al mercato di San Martino di Campagna Amica per la mattinata di giovedì 21 dicembre, dove, con la partecipazione degli stessi alunni della scuola Diaz e della di Consum di Oristano, avranno luogo una serie di iniziative didattiche e di degustazione di prodotti.
Ultima tappa il 28 dicembre con un'altra serie di iniziative, sempre al mercato San Martino, stavolta rivolta ai consumatori abituali del mercato contadino. Un plauso all'iniziativa da parte del presidente provinciale Coldiretti, Giovanni Murru. È importante che nelle nostre tavole, anche durante le festività, si consumino prodotti sardi, dichiara in una nota il dirigente Coldiretti. Ben vengano i programmi che consentono di comunicare e far conoscere ai consumatori e ancor più nelle scuole le specificità produttive delle nostre campagne. Favorendo il consumo consapevole e sostenibile dei nostri prodotti, conclude Murru, salvaguardiamo i territori e gli operatori che vivono e lavorano in loco. I fini fondamentali sono aumentare la conoscenza e il sostegno per le aree protette europee, come parte indispensabile del nostro patrimonio da preservare per la fruizione delle generazioni attuali e quelle a venire. Migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo nelle aree protette, rispettando i bisogni dell'ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori. Giovedì 7 dicembre ha avuto luogo presso il Parlamento europeo di Bruxelles la cerimonia di assegnazione organizzata da Europark Federation, che ha riconosciuto l'area marina protetta Penisola del Sinis, isola di Malediventre, la certificazione per la Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette per il periodo 2017-2021. Il certificato è stato consegnato all'assessore all'ambiente Alessandro Murana e ad una delegazione dell'area marina, rappresentata dal responsabile Giorgio Massaro, che ha lavorato alla preparazione e al processo per l'adesione alla certificazione europea. Un riconoscimento che si basa sulla cooperazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune e un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale. L'attuale certificazione rappresenta uno strumento e un'opportunità per lo scambio di buone pratiche e la creazione di reti con altri parchi europei, così afferma in un comunicato l'assessore Murana. Sarà un percorso essenziale che verrà presto esteso al territorio dei comuni del GAL Sinis, come suggerito anche da Europark. In tutta Europa sono 178 le aree marine che hanno aderito al network della Carta europea e l'area del Sinis è la prima nell'isola e tra le 7 in tutta Europa che quest'anno hanno ottenuto l'importante riconoscimento, aggiunge Giorgio Massaro. Ci auspichiamo che questo possa fungere da fattore trainante per avviare un percorso comune e condiviso con le altre aree marine e i parchi della regione Sardegna per una pianificazione congiunta del turismo sostenibile nelle aree protette regionali e nazionali, conclude il sindaco Cristiano Carrus. Ennesimo incidente a Oristano con protagonista un pedone. Ieri pomeriggio verso le 15 una ragazza che attraversava la strada in via Canalis è stata investita da una Citroen C3 guidata da una donna. Immediati soccorsi. La giovane ferita è stata portata all'ospedale San Martino. Per accertamenti sulle dinamiche indagano i carabinieri. Lunedì 11 dicembre un furgone dell'azienda 3A è stato rubato a Cagliari mentre l'autista effettuava delle consegne. I ladri hanno portato via il mezzo e poi sono scappati per le vie del capoluogo, dopo aver rubato anche un furgoncino per la consegna del pane, recuperato immediatamente dal proprietario, in quanto rimasto imbottigliato nel traffico. I malviventi ripresi dalle telecamere sono stati subito rintracciati dalla polizia. Si chiamano Eugenio Biancospino, 40 anni, e Luca Spiga, di 43. Trovata a casa loro la refurtiva costituita da mozzarelle e latte fresco. Il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e il conferimento all'ecocentro comunale a cura della Formula Ambiente, la società che gestisce il servizio di igiene urbana per conto del comune di Oristano, è temporaneamente sospeso. Il consorzio industriale dell'Oristanese ha infatti comunicato che l'impianto di Masangionis provvisoriamente non potrà provvedere allo smaltimento di questo tipo di rifiuti. La sospensione dovrebbe limitarsi a poche settimane. Giovedì 14 dicembre alle 18 nella sala consiliare del Comune di Oristano si insedia la consulta giovani. All'ordine del giorno l'elezione del direttivo e la programmazione delle attività. Nelle scorse settimane sono state avviate con il tavolo dell'organismo interprofessionale Latte Ovino Sardo OILOS delle interlocuzioni affinché si attivino tutte le procedure di monitoraggio delle produzioni che possano quindi favorire una crescita del prezzo del latte pagato ai pastori. Lo dichiara in un comunicato l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria. Nei prossimi giorni convocheremo un nuovo OILOS e solleciteremo per quanto di loro competenza che siano messe in campo tutte le azioni possibili.
Il Consiglio regionale ha approvato con un voto a maggioranza la proroga del piano casa sino al 30 giugno 2019. L'approvazione della legge per la proroga, ha affermato l'assessore all'urbanistica Cristiano Riu, è un atto necessario in quanto il termine della scadenza era il 31 dicembre 2017 ed era ormai prossimo e in attesa della discussione in aula del disegno di legge sul governo del territorio dovevamo consentire alle imprese del settore edile di proseguire la loro attività con un minimo di pianificazione. Giovedì 14 dicembre si terrà il microchip day gratuito dedicato ai cani non ancora iscritti all'anagrafe canina, i cui proprietari sono residenti a Oristano, città e frazioni. È necessario prendere appuntamento con i veterinari ASL al numero 345 6619 323. L'applicazione del microchip è obbligatoria per legge. Sabato 16 dicembre alle ore 18 avrà luogo presso il centro documentazione sulla Sartiglia all'ospitali Santi Antoni un nuovo appuntamento di Raccontando la Sartiglia, progetto che attraverso una serie di incontri e dibattito mira ad approfondire tradizioni, usi e costumi dell'antica giostra, coinvolgendo attivamente protagonisti, appassionati e l'intera comunità. Questa volta si parlerà dei costumi dei cavalieri nella tradizione fino ai giorni nostri, con un'attenzione particolare a quello indossato da Sumpo Idori. Catiuscia Fiori proporrà una dimostrazione pratica di come si confezionano le rosette, uno dei tanti elementi tipici della Sartiglia. Giovedì 14 dicembre alle 19 si svolgerà all'Auditorium San Domenico di Oristano un incontro dal titolo Verso un nuovo ecumenismo cristiani, cattolici e ortodossi, sentieri di pace. Il relatore sarà Traian Daldan, parroco della Chiesa Ortodossa Rumena di Milano. Venerdì 15 dicembre alle ore 18 il Museo Diocesano Arborense ospiterà Ahmad Fatfa, medico, deputato al Parlamento libanese dal 1996, già ministro della gioventù e dello sport e ministro dell'interno, in occasione della presentazione del libro Esilio siriano, migrazioni e responsabilità politiche, nell'ambito della rassegna letteraria Leggendo ancora insieme di Gente in Gente. Il rappresentante del governo libanese dialogherà con la deputata Caterina Pes. Parteciperanno all'incontro l'arcivescovo Monsignor Ignazio Sanna, il prefetto Giuseppe Guetta e il sindaco di Oristano Andrea Luzzu. Giovedì 21 dicembre a San Nicolò d'Arcidano si svolgerà una fiera di beneficenza del dolce e della pasta fresca organizzata dalla cooperativa ADI, azienda che gestisce la comunità integrata Santa Margherita, residenza per anziani del paese, in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'AUSR. Lo scopo dell'iniziativa è quello di incentivare la solidarietà e la beneficenza, in quanto il ricavato della serata servirà all'acquisto di un letto elettrico per la comunità stessa. L'appuntamento è per le ore 14.30 nella struttura anziani in via Eleonora d'Arcidano. Borea.